d'Abruzzo, buon pomeriggio dal Sea Lion di Montesilvano, dove ho il piacere di avere qui al mio fianco il presidente del Lanciano, Max Pincione. Sappiamo benissimo come il presidente viva la stragrande maggioranza degli anni in America, quindi è veramente un onore, una rarità averla qui al mio fianco. Grazie per avermi. Buon pomeriggio, intanto, Grazie. presidente. Dunque, siamo qui per parlare principalmente del Lanciano, insomma, del futuro del Lanciano 1920. Sappiamo bene che, insomma, è stato oggettivo come la stagione scorsa, almeno dal punto di vista sportivo, sia stata una stagione negativa come risultati, insomma, c'è stata la retrocessione dall'eccellenza alla promozione. Adesso si riparte comunque con, diciamo, rinnovato entusiasmo, con voglia di fare bene per il futuro. Come vi state preparando per la nuova stagione? Siamo stati retrocessi purtroppo, però sapevamo che l'anno precedente sarebbe stato un anno non molto bene per noi, per una serie di problematiche. Comunque non, cioè non ci ha, non ci, questa cosa non ci ha disturbato, ripartiamo e cercheremo di ripartire coesi, compatti, con una struttura un po' meglio di quello che avevamo e speriamo che ci lasciano in pace per riuscirci. Quali sono queste problematiche che vi hanno impedito, insomma, di ben figurare nella scorsa stagione? Ma guarda, problematiche con lo stadio, problematiche con i tifosi, problematiche con giocatori che vanno lì fuori a dire stronzate, a non dire verità, cioè ci hanno creato un po' di disturbi. Però sono, come si dice, di pelle dura. Più mi meni, più ti meno e continueremo nella nostra strada. Presidente, come pensa che nella prossima stagione le cose possano andare meglio, insomma, visto che l'anno scorso ci sono state queste problematiche? Pensa che cioè, cosa la fa pensare che l'anno prossimo, insomma, le cose possano andare meglio? Ma guarda, come il vostro re Vittorio Emanuele, no? È andato in esilio a un certo punto. Noi facciamo lo stesso, siamo in esilio, siamo a San Vito, come ho detto, spero di trovare un po' più di pace e coloro che non ci vogliono seguire non devono seguirci, non devono piacermi, nessuno di queste cose, e noi facciamo il nostro e basta, non c'è problema. Credo che portiamo più dignità al nome di Lanciano, di molte altre persone entità e istituzioni, tutto lì. Chiarissimo, quindi il prossimo anno continuerete dove giocherete? Ma a San Vito, giocheremo a San Vito, ci piacerebbe giocare a Lanciano, però capisco che il Lanciano o a Lanciano, da come mi è stato riferito, hanno preso firme da quasi tutti per non farci giocare là. E sono sicuro che qualcuno è sotto pressione di non farci giocare là, e allora lo giocheremo là. Naturalmente, per chi volesse replicare le parole del presidente Pincione, noi di Sport Abruzzo siamo aperti ad ogni replica, ad ogni replica, insomma, ad ogni risposta. Presidente, quindi, qual è l'obiettivo del Lanciano per la prossima stagione a livello sportivo? Ma guarda, non ci nascondiamo, l'obiettivo è di vincere. Vogliamo uscire dalla promozione, tornare in eccellenza e poi cercare di andare in D. Ma ce la stiamo mettendo tutta, avevo detto, una struttura un po' più ampia, credo, e stiamo cercando giocatori che ci possono aiutare a arrivare a questo traguardo. Qual è l'ambizione? Sì, nelle scorse ore avete annunciato e poi presentato il nuovo allenatore Manfilo Carlucci. Cosa vi ha portato a scegliere questa figura, questo nuovo allenatore, a preferirla magari rispetto ad altre figure, ad altri
allenatori, cosa vi fa pensare che lui possa essere l'uomo giusto? Mi ha battuto due volte. Ah, okay. Però questo per me mi basta. Allora, no, credo che sia, credo che ha la mentalità giusta, ha una mentalità, come si dice, di guerriero, che assomiglia alla mia. Non è uno che si arrende, è uno che esige e che vuole il meglio di tutti. Questo è, ha una personalità che c'entra con la mia, no? Ho capito. Invece cosa non è andata con Castellano, che sembrava potesse essere il vostro allenatore, ma poi a un certo punto c'è stato qualcosa che non è andata per voi? Guarda, io credo che probabilmente, guarda, non eravamo convinti, non era convinto tanto lui, non era convinto tanto io, e anche, anzi apprezzo il fatto che lui, come si dice, ha riconosciuto questa cosa e ha deciso di non continuare con noi, perché non credo che sarebbe stato un rapporto duraturo, se no, no. Però allora apprezzo la sua mossa. Capito, quindi comunque lei naturalmente ha qui sul territorio di Lanciano tante figure, come appunto il nuovo direttore Antonello Di... Sì, Antonello Di Crescenzo, come staff siamo quasi lì, abbiamo direttore sportivo, abbiamo allenatore, allenatore di seconda, preparatore portieri, preparatore atletico pure, siamo quasi al completo, ci mancano uno o due pedine in più, team manager pure, segretario, ci mancano uno o due pedine in più con un addetto stampa o qualcosa di più. Diciamo, una delle cose che le viene, come dire, affibbiata è che magari la si vede troppo poco, non è molto a stretto contatto con la squadra, almeno ufficialmente, anche se poi lei dichiara sempre che è al telefono, che è in collegamento 2, 3, 4 ore al giorno, a volte. Pensa ha intenzione di essere più a contatto, di farsi vedere di più, se non sul territorio, ma quantomeno con dei messaggi video, essere un pochino più presente? Ma sì, guarda, io sono, come ho detto, anche se non sono qui fisicamente, sono sempre in collegamento via video, parlo spesso con la squadra. Come ho detto, io l'anno scorso non credo che è stata una questione di non essere presenti o no. Sapevamo che sarebbe stato un anno un po' particolare per le ragioni che ho esposto un po' fa. E è tutto lì, però cercherò di essere qui più spesso, mi piace l'Abruzzo, è la mia terra, allora, certo. Sì, certo. Ricordo, lei è nativo di Cuneo. Sì. Presidente, ma visto che comunque a Lanciano con il passare del tempo sta incontrando sempre più difficoltà, nel senso che è sempre meno apprezzato dal territorio, cosa la spinge ad andare avanti e a continuare a lottare, insomma, per i colori del Lanciano, diciamo così? Guarda, Winston Churchill diceva che molta gente trova difficoltà nelle opportunità. Io trovo opportunità nelle difficoltà. Sono fatto come sono fatto, non sono uno, come si dice, che è spinto ad arrendersi o a spaventarsi o farsi spaventare da qualcuno o di mandarmi via. Non succederà mai. Per una cosa del genere mi devi uccidere. Sono tutti a coloro che mi dicono di andarmene, non me ne vado. Presidente, chiarissimo. Dunque, comunque lei ha avuto in precedenza altre esperienze nel mondo calcistico, Pescara, Spoleto, Grosseto e adesso a Lanciano. Perché Pincione non riesce a farsi apprezzare? Cioè comunque quando va via Pincione è ricordato più per gli elementi negativi. Quali sono le difficoltà perché non riesce a piacere? Allora, oggi siamo perché andati... Perché è così scomodo Pincione? Okay, allora, oggi non sono scomodo, oggi siamo andati in un ristorante dove vedevi che certa gente mi riconosceva, non mi riconosceva, poi finalmente sono stato riconosciuto, sono venuti e hanno chiesto scusa a me, capito? Perché io credo che molte volte tutti si fanno questo giudizio su chiacchiere, no? Però se uno vede le carte, vede che io
cercato sempre di fare bene. Poi voglio dire un'altra cosa, a Grosseto sono finito secondo, Spoleto anche, cioè io le squadre le faccio, lo so fare, capito? Se mi fanno lavorare, però per me purtroppo c'è la maledizione che quando vengo a un certo posto c'è sempre questa politica che si vuole mettere di mezzo. Io non ho capito questa cosa, sto cercando di capirlo, però non lo so. Però ho avuto sempre questa, come dire, ho avuto sempre questa, questa maledizione che gente del posto che non si interessa di niente, non si interessava di niente prima che arrivai, che arrivassi, non si interessa all'inizio, poi quando vede che le cose stanno andando bene per me, mi vogliono buttare fuori e si vogliono prendere in gioco. Almeno così sembra, forse sbaglio. Presidente, dunque, considerando che diciamo lei risulta indesiderato a molti, però comunque c'è anche qualcuno che l'apprezza, la sostiene. Che messaggio sente di poter dare a quei tifosi, diciamo, del Lanciano 1920 che dopo un paio di stagioni, almeno a livello sportivo, oggettivamente negative, che messaggio si sente di dare a questi tifosi? Perché dovrebbero credere ancora in Pincione e nel Lanciano 1920? Io sono desiderato da mia moglie, questo mi passa. A me non mi importa se non sono desiderato dagli altri. Io l'unica cosa che so è che ovunque vado sono una persona seria, cerco di fare cose serie e basta. Io non considero gente che alza le mani a una donna tifosi, non li considero, non li voglio. Allora, non so da dove è venuto questo coso con i tifosi, io non ho mai conosciuto i tifosi, io ho conosciuto tre tifosi che credo che era dell'Anxa Levels, vero? E ho apprezzato il fatto che erano gli unici che ci seguivano nelle trasferte e per quello io ho fatto un gesto e gli ho dato accrediti per tutto l'anno, sono fatto così, se venessero 50, 200, 500 tifosi, io fai entrare gratis, pago io, però devi essere un vero tifoso. Non a venire là a cercare di menarci, di minacciarci, di questo e quell'altro, non mi serve. Se ti vuoi comportare in quella maniera, ci sono altre società, andate a tifare a qualcun altro. So. Quindi cosa si sente di promettere per il futuro? Guarda, io per il futuro abbiamo una società che si chiama Lanciano Calcio 1920. Questa società per noi è, come si dice, anche se ne abbiamo poco tempo, questa società per noi è importantissima. È, non solo per me, ma anche per i miei soci. Perché con tutte le problematiche e con tutte queste cose che ci vengono contro, noi siamo ancora qui a mettere denaro e cercarlo di portarlo in una platea più alta, no? Certo. E basta, noi vogliamo lavorare in pace, non vogliamo niente da nessuno, non abbiamo chiesto niente da nessuno, niente, non vogliamo niente gratis, non vogliamo neanche una bottiglia d'acqua gratis, lo pago doppio, però lasciateci lavorare, basta. Benissimo, quindi con questo invito del presidente Pincione a lasciare lavorare lui e il suo staff, noi concludiamo questa intervista ringraziando il presidente Pincione per la disponibilità e per l'esclusiva di averci concesso questa intervista. Io saluto gli amici di Sport Abruzzo e vi auguro e vi invito a continuare a seguirci con le nostre dirette e con le nostre trasmissioni. Ciao a tutti e grazie al presidente. No, grazie a voi. Ciao.